Benvenuti ragazzi alla seconda parte dei calciatori panini 2016-2017. Scorsa parte siamo fermati a Pescara e adesso continuiamo. Con la Roma sto messo malissimo, diciamo. E qui c'è Mario Rui che se ne è venuto a Napoli. Yeah! Beh, basta. No, ti sto messo un po' male. Io qui Francesco Totti che ha abbandonato il calcio, ha detto addio alla carriera del calcio, all'ultima giornata di Serie A Team contro il Genoa. Ci abbiamo pure... Cos'è? Topolino con Totti. Er Pupone. Ecco abbiamo la rosa, gli 11 titolari in cui c'è... Ah, no, Totti non c'è, però c'è Dzeko, vabbè. Sampdoria. Ragazzi, io di Sampdoria posso dire solo una cosa. È morto il grande Paolo Villaggio, grande tifoso della Sampdoria, e non può vedere mai più una partita da Sampdoria. Peccato per lui, ragazzi, ma per me, a me Paolo Villaggio, detto anche Fantozzi, è sempre nel mio cuore, perché appena quando è morto io mi sono messo veramente a piangere, perché è uno dei miei attori preferiti. Però la vita è una merda. Ma qui c'è Sampdoria, Quagliarella e Muriel. Muriel se n'è andato, Schick che va all'Inter, Quagliarella rimane. Qui un po' rotto, affanculo. Vediamo qui Muriel, vabbè. Lo stemma della Sampdoria è come quella del Milan, però questa è blu cerchiata. Sassuolo, questo non ha fatto un brutto, poi come si dice, si sì, ha fatto un ottimo campionato Sassuolo, devo dire. Andiamo qua i giocatori, tranne Matri e Ricci. De Frel se n'è andato al come si chiama a Roma, e Berardi è rimasto. Io Sassuolo tengo solo i 4 in casa Italia. Scusate ragazzi, il Sassuolo è la squadra che tiene più italiani in Serie A, una squadra che tiene 25 italiani, e poi le squadre di scarto sono quelle che hanno più italiani, e proprio il Sassuolo. Ma poi ragazzi, poi nella stagione l'anno scorso è arrivata sesta in classifica, cioè non scherziamo, poi è anche una bella squadra. Torino, altra squadra del mio cuore. Abbiamo qui Padelli e gli altri. Poi mi mancava Art, mi mancava Rossettini, mi mancava Acqua, mi mancava Iago Falche, mi mancava Aietti e Moretti. Vabbè, al massimo ho trovato Belotti, Max Lopez, Jesse Martinez, Iaic e Luca Borghi. Abbiamo qua Art, un inglese a Torino, la generazione Z e l'allenatore Sinisa Mihajlovic. Udinese, ho trovato tutti i neri dell'Udinese, Pablo Romero, Bell, Fofana e Duven Zapete. Zapata che se ne è ritornato, però prima o poi se ne andrà. Abbiamo qui Carnesis che forse che lo vuole in Napoli, Scoffetti non lo vuole nessuno, chi cazzo lo vuole? Udinese, Felipe, Alfesson, Badu, Terò, vabbè. Troppo ragazzi, prima esisteva la grande Udinese, la grande grandissima Udinese, però non c'è più la grande Udinese, va bene. Luigi Del Neri, abbiamo qui proprio l'allenatore, e abbiamo qui la generazione Z con Balic e Jankto, così si dice. In quella cazzetta dello sport ho trovato solo Buffon, le mani sulla storia. E Napoli scappa Napoli, Rebbe Inter, vabbè, segui Napoli diventò inverno. Qui abbiamo Diamanti, vabbè, la raffigura Diamanti, Buffon, Icardi e Totti. Beh, mica non mi interessa Ascoli, vabbè, questi non ci interessano, Ascoli, Avellino,
affari. Ma non c'è nessuno. Benevento, un'altra squadra del mio cuore. Ho trovato tutti i giocatori tranne Stemma, Stemma, Rosa, De Falco, Paiaz, Falco, Sissi, Cicicitti, c'eravano. Vabbè. Brescia, Carpi, come Belek che è venuto a Benevento. Qui ci dovrebbe stare pure Letizia, Letizia, che è un altro giocatore del Benevento nuovo. Letizia, 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 Letizia. Aspettate, vediamo un po' se trovo Letizia. Ecco qui, Gaetano Letizia, no? No, Cesena. Ah, una squadra di successo. Non penso che ci sia una squadra. No, questo no. Questo no, no. Veramente però in Serie A. No. Frosinone che voleva andare in Serie A però l'ha preso nel culo. Col Carpi in 11 contro 9. E Cittadella, un'altra squadra che ha fatto tante sconfitte. Però la squadra che con più sconfitte si è qualificata nei playoff, insomma. Promosso in Serie A direttamente in minuta, seconda posizione, terzo posto alla spalla. Sono qui tanto come voi, giocate queste cose del Benevento, dove non c'è Fares, Ricardi, Gomez, Luppi, Gente, Pazzini. Ci devono distribuire a Cassano e Cerci, visto che sono qui, che sono andati a Verona. Latina, quadra retrocessa, abbiamo qui i giocatori che non ho trovato, Mariga, Scaglia, Moretti, Novara e Perugia. Perugia, Pisa, squadra che l'anno scorso ha avuto il peggior attacco e la miglior difesa. Ovviamente è una squadra strana, chissà perché, come ha fatto ad avere la miglior difesa e più di più il peggior attacco. Ma non lo so. Pro Vercelli, Salernitana, squadra promossa in Serie A, questa è Spezia, Terniana, Trapani e Vicenza, Reggio Cesse e Vitella. Aspettate, per il ci dovrebbe essere la promossa in Serie A. Ci sono state promosse due squadre, Parma, campione di playoff e Venezia, campione direttamente Foggia, se non mi sbaglio il Foggia, no, questo è qua senza Sandria, Foggia, ecco qua Foggia, la squadra più antipatica e più razzista che esiste al mondo. Tutto e alla prossima. Ciao.